Vuoi andare con Dante? Andiamo di Dante. Una forma demoniaca anche lei. Ah, cioè proprio, diciamo che è un po' un peccato. Infatti è quella la cosa, proprio star. Ho storto il naso perché la spada sembrava molto lenta. Perché mi è arrivata un'altra info, mi hanno detto: guarda zio, a te non te ne serve un cazzo della spada, a tu devi sparare in Devil May Cry 2. And humans were powerless under their rule. Humanity's hope. No, infatti non lo sto capendo un cazzo anch'io. Che cazzo? No, dai, perché lo sto giocando a 60 fps. No, dai. No, aspettate, ho capito perché mi ha dato lo stesso problema che mi dava con DMC1. Buoni. Ma vaffanculo. DMC1, io l'ho alloccata a 60. Il gioco sta andando a 120, ma se va a 120 va al doppio. I sottotitoli tutti storti che andavano a cazzo. Ma che cazzo sto vedendo? Che cafonata, ma mettetelo voi interno. In a time long since past, in an age of darkness, when the earth was overrun with demons and humans were powerless under their rule, humanity's hope lived in a demon named Sparda. With a spirit unlike any other, and wielding the sword that bore his own name, Sparda eradicated the demons. And now, the legend of Sparda has been inherited by his son, a demon slayer, Dante. Till next time, son of Sparda. Cagna maledetta. No, scusate. Scusate, ma non niente, quindi? Ma voi immaginate se uno... Io perché ho lo schermo lockato a 120, però potrei andare a 165. Voi immaginatevi quella cutscene, se vi dimenticate di bloccare e va a 165. Praticamente voi startate... Fine. Non c'è più la cutscene, è finita dopo 2 secondi. Dirigendosi a nord, il cacciatore di demoni conoscerà il suo destino. Eh?
Ma scusate, non mi danno neanche un minimo di contesto. Perché mo sto qua? Cioè, sono andato in Africa a seguire la signorina dai capelli rossi? Non ha una trama questo gioco, vai, ok. C'è la schivata con cerchio, è diventato un Souls-like. Bellissima l'animazione però. Spade. Ah, la Rebellion! Questa la conosco di nome. La spada standard, quindi anche questa ci avrà un risveglio se è standard. Livello 1. Sembra che ci ritroviamo in una sorta di zona molto simile al primo. Oh, barra della vita adesso. Buono. Come cambio bersaglio non si sa. Ci stanno delle robe che sono carine, però la spada è di un clunky sotto alle mani che è qualcosa di indescrivibile. Cioè, il primo era veramente fluidissimo. Era tu premi, fai tutto quanto, animazioni veloci. Qua sembrano un pelino più lente. Un pelino. Tanto più lente. Però dettagli. Puglia si chiama quello. Capito, se voi non scendete io non è che posso far molto. Cioè, mi devo sparare, Dio Madonna. Ma più che altro è la telecamera. Non so se l'avete notato, ma Dante stava in basso a destra, che non era, non serviva. Allora, la via è di là, ma ce l'ho anche qua la mappa. Nel primo c'è da quel bellissimo boom, quel puntino con ok, qua c'è la missione. Qua stai nella zona più o meno. Ma la telecamera è spocco però. Ma che telecamera è? Don't worry il cazzo. Ma in realtà dai, non siamo così. Madonna che schifo la telecamera. Non siamo così pessimisti. Mi state dicendo che dopo quest'area peggiora tutto? Parte il no sense. Te devi girare. Non ho un macro. Deduco che sta di qua Dante. Guidami tu con le tue pistole per favore. Bravissimo. La madonna. capito, affronteremo delle orde infinite. Perché se non si spiega. Sì, l'ho visto. Non sono nato ieri. È una trappola. Non me l'aspettavo! Non fate battute! Non fate battute! Me sto a sentire, eh! Vi percepisco, vi sto percependo. Guarda come risolviamo. L'avete mai sentito? L'odore di giustizia? Di democrazia? Quanti cazzo devono essere? A chi cazzo stai sparando, Dante? È caduta una scimmia dall'albero, povero Cristo. Mo, lasciamo perdere la cazzata. Però ci stanno veramente delle robe che sono carine. Tipo il poter sparare a due bersagli, i proiettili per terra. Cioè, ci stavano i dettagli. Inizialmente l'idea c'era. Che poi diventa questo e un altro paio di mane. Ma anche che ne so che i nemici sbattono al muro se ce li lanci per fargli il follow up. Peccato che poi il combattimento con la spada. Cioè, non gira, raga, non gira. Va dritto, va per la tangenziale. Questa chiave consente di sbloccare una porta sbarrata con il ferro. È sbarrata con il legno, un cazzo invece, te la tieni. Minchia, ma comunque veramente sembra un paesino di quelli sperduti in Italia. È qualcosa di devastante. Ma siamo sicuri che siamo in quelle parti del mondo? Andiamo per il centro storico. Alcune borse... vabbè. Perché è esplosa una casa? Ma cazzo! Ma perché qua sarebbe che tu, per capirci qualche cazzo, poi ti devi giocare all'altra campagna e capisci perché lei sta là. Non me lo chiede, Emlock. Cioè, Dante ha fatto... ciao, sono qui, boom! È stata... Che caffonata di merda! Zio, ma tu c'hai dei problemi al bacino? Mathieu? Good grief.
They really made a big mess, didn't they? It sure took him a while to find this place. Oh, you have arrived, son of Sparta. You knew him? Oh, yes. We are the guardians of this land, Vidumali. Our clan once fought against the demons with Sparta, son of Sparta. We must ask this favor of you. You see, there's a man who's transformed our land into a demon's paradise. His name is Arius. And although he is the president of an international public corporation, he uses the demon power. Please, deal with Arius and his master for us. Looks like it's your lucky day. Wonderful! I am very pleased. It leads to a harbor. If you are successful, I will tell you a story about your father, son of Sparta. Davvero, io in realtà sono confuso perché sono scene a cazzo per adesso. Ma poi perché c'è una moneta con sopra Trish in posa? Perché io pensavo che fosse quella che aveva fottuto nel museo all'inizio, ma pensavo l'avesse data a sta stronza qua, come si chiama? Lucia. Ah, è come se fosse il biglietto da visita. In quel caso figo. Eh? No. Ma scusa, ma era un buco così? Accendi una fiamma azzurra per scoprire un percorso. Sì, ma io continuo a non capire. Ma perché se spostano i muri se rompo delle porte? Che cazzo vuol dire? Cosa cazzo vuol dire? Ma avete imparato a conoscere? È raro che sbotto. Però veramente. Quindi che cazzo è servito a muovere quell'altro muro? Uso la mia tecnica segreta, pallottole. È diventato uno sparatutto in terza persona in realtà. A tu più che altro, Lilith, devi ringraziare quel Cristo del direttore che poi se li ha fatto tutti gli altri che è tornato, perché sennò era la fine. Ma poi quella era proprio l'epoca Capcom in cui davano la roba a cazzo. Ah! Gotling. Pietra magica con il cuore di un uccello demone. Credo che tutti i concetti di Devil May Cry 2 si sono trasformati in baionetta poi, perché c'è sta tanta roba. Ma tra l'altro ci ho fatto caso adesso. Ma sto coso qua è il simbolo delle streghe di Umbral. Porca puttana, cioè giusto un po' storto, ma è il simbolo delle streghe. Madonna, ecco che cazzo mi ricordava. Raga, sto scherzando, ma veramente Devil May Cry 2 è baionetta? Come si chiama la città di Baionetta 1? Vegrid. La città tutta quella che è tipo praticamente gialla. È quella! È quella, Dio Cristo! Me la giri la telecamera! Raga! Dove ti insegue il cazzo di treno? Che ti corre dietro in fiamme e sponano per la prima volta le ruote? Ma siete proprio giapponesi. Siete proprio giapponesi! Hanno detto, vabbè, ma perché buttarla su nel cesso? La modifichiamo! Yeah!
Ma sapete pure perché sto a fa' sta faccia? Gli orchi di Dragon's Dogma, quelli che rubano le donne, sono presi da lui. Le animazioni sono poi... Il salto l'hanno un po' abbassato, però tutte le animazioni di Idol erano quelle. Ah, aspetta, perché io qua posso fare questo? Comunque che io devo fare a tempo una cosa quando ho il potere di volare c'ha senso, eh. O se siete così veloci non vi posso attaccare con la lentezza della spada. O ve stannate almeno, dai. No, mi hanno rovinato la doppietta in Devil May Cry 2, guarda che merda! Vabbè, non è che le altre armi siano migliorate, però... Ma il palazzo si è dimenticato l'illuminazione? Ma lo sapete perché sta roba ti scartavetra il cazzo da esplorare in questo modo? Per come è gestita la telecamera, eh? Cioè, se tu qua invece di farmi sta merda che mi segue, mi fa vedere un cazzo, mi facevi un bel grandangolo, bello ampio, mi facevi vedere che era un bel piazzone, se andavo verso il palazzo mi facevi il controcampo, mi facevi vedere il cazzo di palazzo enorme. No, così ti fanno semplicemente capire che è fatta col culo e basta. Sto cercando di fare un po' di stile, ragazzi. Per quanto in questa roba si possa. Perché se no fa quell'animazione... Guarda che ha fatto la stessa parata dei... degli orchi di Dragon's Dogma. Quando muoiono la coda gli va tutta dritta. Non c'è il combattimento aereo. Come lo dovrei... La madonna dell'audio! No, Dante sì, non sta facendo una battuta, un... Niente, lui che piglia per il culo costantemente tutti, da buon sai com'è, protagonista di Devil May Cry. E anche qua il volo non serve a un cazzo. Il volo non serve a un cazzo, eh. Che senso c'ha mettere il volo se tanto io non posso volargli verso quell'occhio di merda e fargli più danni comunque. Io devo capire a che cazzo serve, se non per quella scenetta de merda dove andavo dritto verso l'alto. Vabbè, ma Dante non è tipo che scappa? Perché stiamo scappando? È questa la cosa che io non capisco. Dante non scappa dagli scontri, li prende a capocciate. È un elicottero, Dio Madonna, ha affrontato Mundus! Scappiamo da un elicottero! Ma sì, ma l'hanno stannato e l'hanno mandato da qualche altra parte. Per forza. Ah, bella sta telecamera. Come mai così bella sto giro? Dio, non ti temo perché sto sparando a cazzo. Cioè, questo è dolore fisico, eh. No, ma questo, madonna, non mi stavo sfrantumando così tanto i coglioni dal tempo che andavo all'università e alle 8 mi dovevo sentire 4 ore di uno stronzo che parlava di veramente le pizze. Vieni qua! Allora, datemi un attimo perché sento i proiettili che mi stanno rimbombando in testa. Ho il mal di testa.
Ah, non era voluto Star. Infatti ho detto che cazzo. Cioè, ho capito che è coglione Dante in questo. Però che si fa cadere addosso un elicottero, mi sembra. Pensavo che lo facesse esplodere all'interno. No, ero in quel mood. Che cazzo è servito il giro che abbiamo fatto se siamo tornati qua? Ma sei rifiutato il doppiatore di parlare di sto gioco, di doppiare all'interno di sto gioco, perché se non si spiega. No, perché sono nemici sti pipistrelli. Mi stanno a fa' un cazzo. Perché si chiama Dalton i Pastoris, che dovrebbe essere, credo, il vampiro, ma... Non ci giurerei molto. Ecco come si spia. No, no, ma infatti Star, cioè, è nullo. Dante purtroppo ha detto, credo, da inizio gioco 4 frasi. Una riga di frase avrà detto, una roba del genere. The Bottom Metal Gear davvero? Che adesso ci troviamo su una petroliera però. Oddio no, gli ascensori no. Stavo letteralmente giocando, stavo così, stavo... e spammavo qua. Facevo questo. Ma è tipo un mischiatriccio tra Eiji Mishima e Majima di Yakuza. Ma perché mi fai vedere la stessa cutscene? Well, well, what have we here? Do you have to ask? Maybe another time. Ma c'ha il pisello di fuoco. Per tenesse lontano da sto stronzo non è che devi andare nell'angolo, perché a quanto pare ha detto sì. Sì, ma quello non è perché è l'angolo, quello è perché ho rincoglionito Star.
credo che se tu lo kaiti dentro a questa serie di animazioni, lui rimane là. Perché fa quella roba per attirarti, ma se tu non ti avvicini non cambia. Ma vuoi dirlo qualche stracazzo di qualcosa? Ma neanche la battutina... Sassi, no? Mission start, andiamo a menare le mani. Anche perché mi devo ricordare tutto. Cioè, me devo ricordare tutto. Aspettate che mi ricordo il tasto essenziale. Questo, fatto. Andiamo a seguire Yaji Mishima da Tekken. Vi piace questa fuga così appassionante? Incredibile come la scena finale del primo se la magna sta roba. Minchia, ma 10 minuti sono tanti. Ma dove cazzo dobbiamo andare che mi dà 10 minuti di tempo? Madonna. Dante vorrei il Clash Nanna però, eh. Scusate, stasera c'ho la miccia corta. Quello devi spaccare. Ma come vi viene in mente di mettere il vettore dell'animazione verso lo stronzo che sto mirando? Che cazzo vuol dire? Nel primo non era così. Allora ragazzi, se vedete delle palle non... eccolo. Dai, si torna in mood. Si torna in mood, dai. Mi sta salendo Devil May Cry 2. Dai. Ma quindi quella stele egiziana a cazzo non serve a niente? Scimmia di merda, fatti i cazzi tuoi. Sì, la telecamera mi vuole far capire qualcosa o namo a istinto? Namo a istinto, vai di qua allora. Ah, devo salire sull'elicottero, credo. Ma si è schiantato l'aereo? Ma me lo vuoi dire? Ma me lo vuoi dire? Ma io mi immagino un cristiano che sta là e dice: vabbè, tanto stiamo a scappare, no? Sti cazzi, rimangono dentro all'aereo. Tu rimani 2 minuti come uno stronzo là dentro. Ma tu entri là, a quanto pare dovrebbe essere sottinteso che lo guida, lo schianta sulle pale per uscire dalle pale. Eravamo su una petroliera, in mezzo all'oceano. L'aereo si è schiantato dentro la petroliera. È quello mi sto chiedendo, Fiorella. Come ci siamo finiti su un'autostrada? Con la moto? È un ictus! È un ictus! Addio Cristo, che monnezza! No, io non devo fare domande. Stasera tocca finire Devil May Cry 1, vero? Brava Lilith, mi piace così. Allora, a parte che siamo nel gioco di Hercules della PlayStation 1, fatto male. Ma guarda, se giro un altro col collo me lo strocco! Raga, il sistema di lock, però io fino adesso perché non ho combattuto in aree aperte, ma è qualcosa di scandaloso, eh. Lui si proietta verso quello che sta ammirando. Se tutto sto bordello è per farmi tornare all'inizio di sta zona del cazzo... Ha fatto tutto... C'era Michael Bay in mezzo alle esplosioni che andava per un cazzo. E io devo accendere delle luci. Devo accendere delle luci. Accendo una chiesa a breve. Ma vaffanculo. Che tra l'altro questi è proprio game design. Li mettono apposta perché se tu devi colpire loro non puoi colpire il coso. Loro sono messi apposta. Voi ne avete capito che io adesso vi frego. Perché io faccio questa cosa qua. Stai guardando di là? Sicuri che non vi sta spaccando i timpani? I coglioni è un'altra cosa, i timpani però sei diverso, eh? Che tanto, tutti questi demoni sono diventati quelli dei Bayonetta, comunque. Sono molto ispirati. Oh, cazzo, questa è la farfalla che ha detto Star. La solfa è sempre la stessa. Ma sapete qual è il problema in realtà di questo coso? È che loro ti forzano a mirare quello che vogliono loro. Perché io qua in una, da Devil May Cry, no? Da hack slash, non c'ha senso che io mi metto a mirare sto coso. Perché tanto è palese che è tipo sorta immortale, no? Cioè per romperlo ci vogliono 7 anni e te conviene spara più al boss con stile, basta. Però vedi pure qua, a livello di game design, cioè tu vuoi che io spammo le pistole? Perché il boss non c'ha un momento
momento in cui si mette per terra e tu lo vuoi punire. Cioè, un costante quando puoi, bom 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 bom. Cioè, proprio come sviluppatore vuoi che io faccia una roba del genere, perché altrimenti gliele metti delle animazioni che se stanca, mi metti qualche gimmick nell'arena dove lo tocco e magari gli ferisco un ale se deve abbassare. Invece no, è sparare. A meno che loro non erano affezionati alle pistole, però... boh. Ah, questa in realtà è figa come cosa, eh. Adesso siamo in Tomb Raider, di botto. Madonna, ma davvero è Tomb Raider? Le doppie pistole ci stanno. Ma è bello che tutta questa roba potrebbe essere anche molto interessante se tu mi ci metti del contesto. Cioè, è quella la cosa. Se c'è pure del gameplay un po' legnoso, te lo accolli se ti intriga quello che ci sta. Il fatto è che qua c'è il nulla. Sto facendo cose. Ho fatto esplodere una piattaforma di petrolifera. Sono andato a cazzo in giro per la città. Sto meno a demoni. Cioè, se lui... spiccicasse due parole, oppure con Lucia, no? Dicevo, dobbiamo andare là per trovare l'antico manufatto per il liquore, per l'amaro. Dio Madonna. Si sono robe a cazzo. Cioè, tipo, mo sta ammassa lì, Dio Madonna. Ecco, io ho il potere di volare. Niente. Ma guarda, l'unica cosa bella di sta cazzo, i Nidoggi. Posso parlarci anche sopra, perché tanto Dante non parla, vedi, non ci sta problema. Oh, porca puttana. Ah, i cani sono messi proprio per farti smirare, perché sennò il boss è fatto di pongo comunque, eh. I doggi sono messi per quella cosa lì. E basta. Ma scusa, ma quei Deskin dovevano stare sott'acqua tecnicamente? De lore. Ve lo giuro, non ci sto a capire un cazzo in ambito prospettiva. Cioè, sono confuso. Ah, forse devo saltare su sta merda. Devo colpire quello. Non l'ho capito. Sì, Dante, mi raccomando, facciamo le animazioni fatte a bucio di culo. Ah, devo colpire sti cosi. No, raga, veramente mi sta scoppiando gli occhi. Arca put... Comunque possiamo dire una cosa. Devil May Cry 2 richiede un livello di precisione in queste cose che onestamente non si merita. Cioè, tu mi fai un sistema di combattimento così fatto col culo. Tu non puoi pretendere che io, mentre c'ho la telecamera che fa bom bom, tipo veramente Interstellar, Dio Madonna, io devo capire che devo prendere al volo sti cosi che non si capisce un cazzo di prospettiva. I teschi sono messi, ragazzi, per farvi capire dove cazzo dovete andare, eh? Per farvi capire dove stanno le cose. E basta, servono a quello. Guarda, io ve lo dico, ragazzi, chi si sta vedendo come Devil May Cry 2 è veramente, guarda, vi apprezzo dal profondo del mio cuore. Cioè, perché supportare un contenuto, uno streamer, mentre porta la merda, vuol dire che veramente ci tenete all'ICTV. Quindi grazie, belli. Cioè, grazie. Did you find what you were looking for? Yes. Now we can stop Arius's ambition. Whatever. But... actually... I do not deserve this power. Bring this to Mathieu for me. Please. I've got something that I need to take care of. Allora, colpa mia magari, non si sa mai. Ma sono io o dalla missione 1 ad adesso non hanno mai parlato di un cazzo? Qua coppa! A parte per metterci dentro il Lambrusco. A che cazzo serve? Ci ho preso davvero. In realtà noi stiamo a fare tutto sto popò di Dio per prendere degli artefatti che probabilmente servono ad aprire il portale per gli inferi. La moneta, la coppetta, la stele di Rosetta di merda. Perché loro danno per scontato che io sappia delle cose. Hai trovato quello che stavi cercando? Cosa? Dio Madonna, metti il soggetto, Dio Cristo. Cosa? Io spero che con la trama di quell'altra di incoglionita adesso me lo spiegano, perché se no lo so confuso. Cioè, come se avessimo iniziato normali, ma... Allora, andiamo a fare sta bella boss fight.
che cazzo c'è sul soffitto la sacra sindone? Che ogni volta mi cieca gli occhi. Sì, ma sono nomi... Ma più che a caso credo che siano per fare tipo le citazioni ai demoni, no? È come quell'altro che evocava i pipistrelli, c'aveva un nome simile a Nosferatu. Cioè, tecnicamente ci sarebbe pure sta cosa, eh. Ah, quella descrizione, nel primo mi fa... Era meglio che non lo aprivo sto coso. Un mostro enorme, il cui nome significa torre del disastro. La testa mozzata dell'altro stronzo, è anche conosciuta come testa del disastro. Funziona come trasmettitore di energia del mondo dei demoni per far spostare il gigante. Un demone enorme e potente che vive in acqua. Già avevano voglia. It seems you have obtained the final arcana. It's from your daughter. Cosa cazzo è un arcana? Chi me l'ha detto? Dove? Madonna vecchia di merda! Granny. There is one more thing I need to ask of you, son of Sparta. My daughter went to face Arius all by herself. Please? Take these and save Lucia. Il cazzo è un piccione morto. Ce l'hai con sta monetina, sto gioco. Your lucky streak continues, Granny. Ma vattene a fanculo. Scusate, mi sento così sgargiullo da prendere per il culo Dante. Sì, visto che non lo fa lui. Porca puttana. Ma tanto è sicuro che sta moneta del cazzo sarà tipo quella per il finale, no? Ste robe. Kill me! That man is going to bring me the arcana shortly. You will live to see that. That's just a piece of crap. Oh, Arcana. Here's another 3 for you. Crap like that doesn't interest me. But... your swan song will. Vogliamo farci la domanda del come Dante sia entrato nella torre del BBG a cazzo e sia arrivato alla cima? O diamo per scontato che qua gli sviluppatori hanno fatto vabbè, noi facciamo sfrandumare i coglioni a tenere premuto il tasto dello sparo? Diamo per scontato che si sono fatti tutti 100 i piani sparando pallottole infinite? È quello che infatti non sto capendo anche Lilith. Lui ha dato la moneta con sopra Trish. Non so se è una cosa voluta o se è una cafonata. Perché se la moneta antica arcana era una moneta con sopra Trish, io mi sparo un colpo di caramelle in bocca. La nostra Rufus, a me stasera mi serviva la vodka. Perché sono confuso. Cioè, perché o il boss è un rincoglionito e non si è accorto che la moneta è fake e adesso lo fregherà, o boh. I must obtain the power of Argosax, or I cannot transcend all living things. Too easy. You cannot win. Someone is holding you. Forget about me. Kill Arius. Don't worry. I've got you. Every hero has a weakness. But their ritual was activated because of me. There's still time. We have until the sun is completely eclipsed. But how are you?
you going to enter the building? The entrance is... where there's a will, right? Ma se voi dovete fare qualcosa dentro all'ufficio, al palazzo di merda, perché cazzo vi siete lanciati dall'altra parte della città? Esci fuori, esplode il palazzo, rientri, no? Muoete sotto! E cazzo vuol dire? Ma poi loro continuano a fare... Io ho attivato sto rituale, loro stanno a dare per scontate tante cose che non ci hanno detto. Ma a sto punto va giocata prima Lucia. Perché altrimenti si spiega. E i piccolini in volo sono messi soltanto veramente per rompere i coglioni, perché ti fanno... ti cambiano la mira. Anche qua sono messi a cazzo per farti smirare. È qualcosa che mi dà alla testa. Cioè, non avere controllo del proprio potenziale offensivo è una roba che è veramente una bestemmia per un hack and slash. Cioè, sta a sparare a quello dietro, mica a questo, eh. Ma guarda che bello tutto il mondo distorto. Questa è un'idea pure carina, che i demoni distorgono tutto il mondo umano. E tanto poi stavo andando anche a rispippolare le prime live ed è molto carino il concept, che proprio è una cosa quasi recente, che gli umani erano stati inchiappettati dai demoni. Che idea del cazzo! Che idea del cazzo! Siete proprio stronzi per mettere una roba del genere in un gioco dove non c'è il combattimento per aria. Dio Cristo, siete proprio stronzi. Ma poi vedete, io continuo a dirlo, ma posso sparargli? No, perché non li posso loccare. Messi qua proprio in quel... loro potevano metterlo attaccato al tetto, così che tu lo ci andassi di combo. No, 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 messo lì proprio per farti fare questo sfrantumamento di coglioni. Loro mettono sta cosa per farti fare questo, perché ovviamente se sei in fight questa cosa non la puoi fare, perché diventa molto più difficile. Eccola qua, guarda che belle emorroide. Ah, c'è qua proprio asset riutilizzato, vedo. Ma perché la telecamera c'ha sto blur? Madonna, raga, ma è da sbocco. Ragazzi, chiudete gli occhi e forse pure l'anima. Ma c'era bisogno di mettergli tre barre della vita a un boss che nel primo Dante praticamente si scopa forma base? Perdonate la volgarità. Comunque nel 2 hanno proprio sputtanato totalmente i livelli di potenza, perché Dante, il cacciatore, cavaliere nero, appiata a Pizzemundus, scappa dall'aereo, non ce la fa ammazzare il ragnetto. Potevano farlo in realtà come figata, no? Fammela cutscene come succede in Bayonetta Bella, no? Del... ma tu sei una... sei frivolo, sei una mosca di merda. Lo shottava diretto e mi facevi fare un boss figo. Invece era minutaggio salvato. Ma infatti io pensavo di dover scalare, Star. La torre demoniaca che sta implodendo. Prendiamo l'ascensore. Mi sembra un'idea molto... sensata. Durante gli incendi, no? Sta finendo il mondo. Yes. Perfetto. Cos'è il dolore fisico? DMC2. Ma ancora tu, cacacazzi, mi eri morto. I doggy con la vita veramente di Cristo Redentore. Quindi questi alla fine in realtà sono persone buone, perché stava a proteggere il coso che impediva di avvicinarsi all'inferno. Quello in realtà era un'entità buona, perché non voleva farci fare sta cosa, no? Cioè, si spiegherebbe pure perché c'aveva delle fattezze simil umane. Sono tornato qua. Ma non è che devo entrare in sta porta di merda? No. Io non ho dovuto andare verso la porta come tutte le porte del gioco. Io ho dovuto premere il tasto di interazione. Qua una persona ci sta l'ira di Cristo di tempo, eh. Cioè, tu fino adesso mi hai fatto che sulle porte basta che ci cammino, ci entro. Qua uno deve interagire. Con Dante che mi dà delle volte fa la capriola. Uno qua ci sta le ore a girare a non capire che cazzo deve fare. Questo dovrebbe essere una sorta di Cerbero per l'entrata agli inferi. Queste sono le maschere di Skyrim.
Ma vedi pure qua, Dio. A me la cosa che mi dà fastidio del mio credo è questa. Tu non mi dai la chance di usare gli attacchi corpo a corpo. Cioè che tu costantemente metti stronzi che volano e che vanno in giro e che non si fermano un attimo. Io la spada, quando cazzo la uso? Quando la uso la spada? Cioè io posso saltare e fare quello. Stop. Cioè la mia boss fight con lui dovrebbe essere quella. Il male va ostacolato e distrutto, disse dopo aver aperto l'inferno. Dante, sei un po' stronzo, però fatelo dire. Io vi consacro. Ah no. Quindi game over. Now I'll absorb his power. I will become an all powerful immortal. Is there a problem? Is that the medallia? You switched it? A false coin for a false god. Showtime. Zio, però, cioè lui praticamente ti aveva lanciato un panino con la mortadella, tu pensavi fosse la medaglia. Cioè Dante ti ha lasciato un cazzo di moneta di 2 euro con sopra trisci in posa che le pistole, tu pensavi che era l'artefatto arcano per aprire il portale degli inferi. Ma ho capito, ma se mo te la per culo sono contento. Ma tu meriti, ma quanto c'hai in intelligenza? Meno 8. Minchia, davvero era la moneta, era voluta che fosse quella che te lo facesse notare, ma è un colpo di scena. Ma non c'ha senso. Ma il cattivone che, cioè, neanche, cioè letteralmente che lui la prende, fa: ah cazzo, ne è la mia. E basta. Porca puttana. Le waifu. Ha delle waifu. Scusa, e quelle signorine che sono le assistenti? No, no. My dream. My life. I was going to be the king of this world. King? Yeah. Here's your crown. Neanche jackpot gli hanno fatto lì. There's just one thing left. Kill me. Kill me and everything will be over. I thought I was a descendant of the clan that protects Vida Marley. The ones who have the blood of the devils. But the truth is, I was created by Arius. I could become a monster and attack the humans at any time. Now, kill me. It's your job to hunt devils. Scusate, perché il rituale sta andando se non ha la moneta? Che è il momento scrittura del merda? Vabbè, come se fino adesso, madonna, Inception! What? The ritual was incomplete. But the door to the demon world is... Wait, what are you doing? My job is hunting devils.
Once you enter the demon world, you may never be able to return. I'll go. I'm expendable. You don't need to worry about me. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. But... let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. Don't you want to hear the story about Sparta from Mathieu? I know. He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. Cioè, praticamente hanno fatto una versione The Wish The Devil May Cry 1. Perché lei è Trish Tarocca fatta col culo, perché è fatta col culo, che le stesse identiche frasi, proprio non ci avevano voglia di lavorare, manca a pagarli. Perché il rituale fa assorbire il demo, il portale si apre a prescindere, quindi bastava, cioè là potevamo metterci anche veramente la roba per apparecchiare a Natale. Basta che succedeva qualche bordello e si apriva. Non ti diranno mai sta cosa su Sparda, ma penso che sia questa la cosa su Sparda. È sottintesa che sia questa. Cioè, che Sparda, l'aneddoto è che se n'è andato dall'altra parte e ha chiuso il portale dall'altra parte, è rimasto come uno stronzo dall'altra parte. Credo sia sto aneddoto. Minchia, poteva dirglielo in due secondi, ma dettagli. È un agglomerato di tutti i boss. Porca puttana, sì. C'è anche quello del primo là dietro. È bello. Ma dai, questa in realtà è un'idea molto carina, onestamente. Però questo è cancro. Se sono tutti i boss messi insieme, questo è un tumore, eh. Ma minchia, ma è veramente una cheat. Oh, buoni. E questo design in realtà è figo, perché sia maschio che femmina, è l'incarnazione. Ah, c'è proprio... vedo tumore qua, eh. Invece. Let's go all the way to hell. La moto stava parcheggiata nel cuore, o nel culo in questo caso. Non ha detto jackpot? No, no, ma ormai quello lo sapevo, non l'avrebbe detto. Perché gli stava veramente sul cazzo, secondo me, tutto il personaggio di Dante. Guarda, l'unica cosa che poteva rendere ancora un po' più carina la cosa è jackpot, boom, nella tempia. Ma quindi lui adesso è rimasto all'inferno? Fine! Fine! Fine!
Ma che cazzo di costume è? Ma che cos'è? Un artista? È un pittore? È uno stilista omosessuale? Cosa cazzo ha? È vero, perché c'è sta pure la marca là sotto. Abbiamo finito per la prima volta dei Mega 2, prossima volta iniziamo Lucia. Abbiamo la nostra cara Lucia! Oh, guarda, no, ho fatto casa a sta città Mussolini. Perché Lucia ce lo dobbiamo rigiocare da capo, Dav. Costa che io faccio l'una, stasera lo finiamo. Mi fa piacere che comunque entrambe le campagne iniziano a cazzo, eh. Entrambe le campagne iniziano totalmente a cazzo. Attenzione, che lei sembra un po' più rapida. Sì, lei tira i coltellini. Puoi camminare sui... Che modo di camminare sul muro è? Ma fa un passo di danza. Verso l'alto. Riesce a rompere la non fisica. Cioè, questi camminano sui muri. Riesce a essere strana pure per la gente che cammina sui muri. Io non so come sia possibile. Ma sapete che vi devo dire? Lei sembra un pelino più agile, più fluida rispetto a Dante. C'ha pure questa sindrome dei DLC. Oh, buona che ha una musica differente. No, raga! No, raga! No, raga! Boni! Boni che mi emoziono! Boni che mi emoziono! Boni! Oh! 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 Buonissimi! Questa è rapida! Sì! Dai! Ragazzi, potrebbero essere uno sfrondo momento di coglioni! Io mi commuovo, ragazzi! Io mi commuovo! No, no, ma già soltanto il combattimento base, Dav! Ma Dante veramente si fa dare in culo! Con tutta la Rebellion! Ma guardate, vi dirò, per adesso mi sta dando delle belle vibes! Mi sta dando delle belle vibes, Bonnie! È una sorta di... ticchia piccolissima di Devil May Cry 1! Molto, molto piccola! Estremamente piccola, però... Ma perché loro si sono incontrati dentro al tempio in una cutscene che non ricordo? No, è sempre una cafonata di me! Merda. Oh, Monica, hanno fatti livelli diversi. Ma ripeto, per tante vibes mi ricorda veramente Devil May Cry 1, eh. Ora, lasciamo perdere la base fatta di veramente guano di piccione. Ma guardate che io ci ho preso veramente nel di qua, cazzata, eh. Col fatto che voleva aprire il portale per il mondo dei demoni, cazzi, e mazzivare l'inferno, stava ammazzando in realtà gente buona. Perché questi giustamente stavano lì a proteggere ste cose per non farle prendere, per non fargli aprire sti portali. Oh, sei stannato. Aio. Mio, gna gna gna. Da quanto che non vedevo un po' di botte in fight. Dai. Madonna. Ha preso. Vabbè, l'animazione era ancora attiva. Aie. Aie due. Aie tre. Dammi un attimo. Sì, ma mo non rifacciamo un'altra volta la solfa che mi dite in cazzo e sto a trovare oggetti, perché mi fate incazzare subito. Arcana spada. Una delle reliquie sacre che un tempo era utilizzata per sigillare un grande demone. Allora, qua ricaschiamo dalla torre, però perché adesso qua a breve arriverà Dante. Ah, abbiamo fatto suonare la campana per attirare Dante. Forse. O forse no. Vedremo. Alla fine non c'è un collegamento! Cioè, è tornata qua e scoppiata la casa! Ma stai a far serio!
Cioè, praticamente loro hanno pigliato pezzi de cutscene e l'hanno montate. Comunque, la nonna che esce dal buco per terra. Veramente, la seconda guerra mondiale che i tedeschi. Did you obtain the other Arcanis, my dear? Here is the bastone. Now we have only one piece remaining. I believe that it is in the ruin. I know. Here's the bastone! Here's the... Ma che cazzo dite? Ma traducete le ste merde! Ma mi sa che siamo in Italia in realtà, che te vi du mai? Ma andatevene a cagare! Here's the bastone! Ma vaffanculo! Intanto lei si muove più velocemente a piedi, è incredibile! No, ho sbagliato, volevo menarlo! Ho trovato uno skip! Ragazzi, chi fa le speedrun di Devil May Cry 2, immagino tantissime persone. Ho trovato uno skip! Vai, vai, vai! Che cosa vi faccio scoprire qui all'HTV? Posso fare questo e questo. Oh! Oh, una combo aerea! L'evoluzione di Devil May Cry! Madonna! Madonna! Buoni! Guarda! Oh! Sì! Sì! Madonna, madonna. Abbiamo un passo in avanti rispetto a Devil May Cry 1, eh? Questo va detto, va detto. Well, well. It appears that the defect is back. Defect? You are my creation. Liar. Mathieu is my mother. She merely found you when you were about to be disposed of, and then raised you as a soldier. Is that what you consider to be a mother? No! I don't believe you. Look. You have the mark on your shoulder. Proof that you're a mannequin. Kai, that is your real name. Now, give me the Arcanas. With them, my power will be complete, and I will become like the immortal Argosax. I will achieve absolute wisdom and transcend all. The world is already warped. Everything that belongs to the devils will eventually revert to its original form. Even you will betray your upbringing and turn on the humans. Accept it. Io appena ho visto quella signorina che io ho visto qua dietro i capelli rossi e per tutto il primo pezzo mi stavo mangiando le mani perché dicevo ma io sto cazzo di moveset però suo l'ho già visto da qualche parte. Perché giustamente era il moveset delle segretarie durante la boss fight dello stronzo. È identico, è proprio copia e incollato. Ecco dove cazzo l'avevo visto. Però bellissimo come chi, perché X in coso se dice chi, beh lasciamo perdere, lo dicano Kai. Cazzo di caponata. Sì, è quella la cosa, tu devi menare gli insetti che ti danno un botto di Devil Trigger. È questa la gimmick. È questa la gimmick. E poi la devasti così. Ecco a che cosa serve quel volo del cavolo. Ecco a che cosa serve. Sto giro l'abbiamo fatta molto veloce rispetto alla prima. Sì, easy. Mi sono preso un sacco di smangiucchiate di verme. Però ok, vedete, rigiocarsi i giochi a cosa serve. Che cominciate a capire che cosa intendevano degli sviluppatori di merda. Created? That's why I have this ability. Someday I'll attack humans. I have to go. Lei
lei è una doppia scopiazzatura fatta male, perché non è solo Trish, lei è anche Cammy, perché lei è una doll. Lei è una mega veramente scopiazzatura delle doll. Oddio, Chris, è tutto un livello sott'acqua. Ma io mi sparo un colpo di caramelle in canna. In fondo al mar, in fondo al mar. Stiamo ristrutturando questo posto, perché stiamo a riportare l'acqua, stiamo a ritaccare tutta la corrente. Cioè, in realtà siamo una ditta edile rumena. Zero contesto, proprio te lo ripoppano così a caso. Bonnie che sembra un Devil May Cry quando faccio ste azioni, è incredibile. Oh, c'è anche una mossa per seguirti in aria. Buono, vieni qua. Giustamente i melee comunque hanno un tempo di recupero molto strano. Avete visto che bella cazzo di fight? Cioè, mo, ricordiamoci tutto Devil May Cry 2, campagna Dante. Sto fight quanto era anche più bella vedesse? L'infilarsi, lo schivare, il saltare, fare il follow up, Dio Madonna. Sembrava Devil May Cry. Cioè, a parte che stiamo a giocare a Devil May Cry, però avete capito l'antifona. Did you find what you were looking for? Yes. Now we can stop Arius's ambition. Whatever. But... actually, I do not deserve this power. Bring this to Mathieu for me, please. I've got something that I need to take care of. Sì, sì, la boss fight è uguale, identica a Star. La cosa di cui io parlo è del gameplay. È del gameplay di Lucia. Cioè, Dante con quello spadone, tipo, boh, è come sta su Dark Souls con le armi ultra pesanti a due mani. Lei invece ha delle animazioni molto più veloci, molto più rapide, molto meno legnose. Invece di stare con Dante che tu fai bam, 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 vai in Devil Trigger e compagnia, qua effettivamente puoi combattere, puoi farle delle combo. Lei ha delle combo aeree, è molto, molto figa. Veramente, per me il secondo gioco è suo. For a defect, you show promise. But did you really think you could deceive me? Have you come back to me, Kai? I'm Lucia. Don't call me Kai. Then why did you come here? Let me guess. You seek my death. Die! Incredibile quanto la sua entrata nel palazzo abbia estremamente, ma estremamente più senso di quella di Dante. Lei si è travestita come una delle 1500 segretarie che sono uguali a lei. Ed è entrata. Dante invece ha fatto... Oh!
Sono spawnato. Dove sto? Basta. Ti è successo quella, Dante, è successo invece. Tu rimani veramente una boss fight del cazzo, comunque. Il gameplay sarà migliorato, ma tu rimani proprio una boss fight di merda. You lose, Kai. That man is going to bring me the Arcana shortly. You will live to see that. That's just a piece of crap. Oh, Arcana. Questo sembra o Kingdom Hearts di Master Xehanort, comunque. Kingdom Hearts, stesso mood, identico. Ah, più che altro, raga, veramente qua non c'ha senso. Gli apri il culo e te cattura. Va bene. Cioè, tu mi vuoi far credere che sto stronzo ha fatto prima botte con lei e poi ha fatto a botte con Lucia? Cioè, con Dante. You cannot win. Scusa, ma se lui adesso va per rientrare, noi che cazzo famo? Mother? Yes, it is true that we are not tied by blood. But our ties are bound by history and experience, which is much deeper than blood. Now go. Everything I know, I have passed on to you. You are my daughter. Thank you, Mother. Capcom, quando vuoi fare tipo un vecchio che parla, non fai così, perché non, che sembra che sta a strillare male. Fagli per tirare fa così, porca puttana, piuttosto, no? Ma poi questa che cazzo fa, poppa? Ma allora è un demone. L'unica spiegazione è che lei è un demone, se tippa, perché se non c'ha senso. Ce l'aveva nel taschino. Oh, è uscita, magari è esplosa una casa qua vicino ed è poppata da sotto. Il suo potere, poppare dalle case esplose, probabilmente. Che vi riporta sti gameplay su Devil May Cry 2? Combo che voi potevate sognare soltanto nei vostri sogni bagnati. Anche perché tanto nessuno ci gioca. Quindi giustamente solo nei sogni possono essere. Mai fatte tutte stesse con Dante, comunque incredibile. In realtà sta cosa ti forgia, perché tu giochi questo che è molto lento, poi passi alla fluidità del 3, perché deduco sia molto più fluido, ma in realtà già questo, e fa invece le mega combo. Anche perché la storia sembra molto più sua effettivamente. Cioè, poi aspetta, se va più sua grazie al cazzo Dante spiccica due parole per tutto il gioco. Cioè, nel senso, grazie che sembra più sua, perché lei è l'unica che un attimo c'entra con la storia. Lui sembra che è capitato là per sbaglio. No, te prego. No, dai, te prego, non me lo fa riaffrontate, supplico. E in nome di Cristo, no, non quella maschera. Che dato bel dettaglio che avevo rinotato è che la medaglia di Dante ha uno sbrilluccichino di erzo prima che fa sta catena. È tipo rossa e le altre sono gialle. È molto bella come cosa. E cazzi, veramente attaccate col patafix che ha voglia di vive, probabilmente pure con lo sputo degli sviluppatori, perché è un mashup. No sense. Non c'avevano proprio voglia di cambiare un minimo le cutscene per farti capire, no? Fare qualche cutscene d'entrata per farti capire che quella esplosione bianca era che poi arrivava Dante. No, zero. Niente. Ci hanno proprio fatto. Ok, qual è il file dell'MP4? Devils never cry. Ma lì sì, invece, se continua così. Ma comunque lei è una giostra d'emozioni, Boh, è bipolarismo sta signorina. Ma ammazzala davvero, che questa ammazza. Ma non perché è demone, perché gli via a botta de matto. Dante. Arius? Seems I have to finish him off myself. Dopo però che noi abbiamo visto parte della sua storia, quella cutscene in cui lei fa "Io sono una demone, sono una creazione, devo spaccare tutto, ammazzami per favore!" Non c'ha senso. Cioè, gli è arrivata la nonnina che gli ha fatto "Per carità, tu sarai una creazione, non sarò tua madre, ma porca di quella puttana, ti ho cresciuto io, ti ho fatto diventare io umana. Non cagare la wallera, stai con noi, sei umana." Lei scena dopo "No, me devi ammazzare perché sono una cosa brutta." Ma che cazzo ti sei fumata? Ariu posseduto, direttamente da Tekken. Ah, che carino il design, sembra Dottor Octopus Tarocco.
pure da demone rimani un segone comunque, eh. Ma te sei guardato in faccia? Dante told me. Devils never cry. Cazzo, è diventato Resident Evil di botto. Aspetta, io mi sono dimenticato di citare una cosa. La nonna, colei che l'ha cresciuta, gli ha detto: tu non sei un demone, sei mia figlia. No. Dante, lo stronzo che ha detto tre frasi da inizio gioco, gli ha detto: i demoni non piangono. Minchia, fossi tua madre a pizze educative, te faccio cambia colori i capelli. Lucia, a uscire da sta buca di merda per affrontare Satana? No, dobbiamo rimanere in sto condotto del cazzo, ovviamente. You must not worry, my dear. I am sure that he will return. Everything is just as it was with Sparta. Oh my. What is it, my dear? Sides or heads? Heads, I go. Tails, you go. He tricked me. That macho. Ma un paio di cazzo di occhi! E il boss finale si fa fregare come un coglione. Lei, quando gli ha dato in mano, sia mai che fanno... Che sì. My job is hunting devils. Devils never cry. I know. He did the same thing. But Sparta did come back. È Trish. È tornata Trish. Devo essere molto onesto. Devil May Cry 2, come un po' per Dead Space 3, lo lascio con il sorriso. Il DLC, la seconda campagna, il secondo disco, chiamatelo come vi pare. Veramente, fiore, fiore, fiore all'occhiello di Devil May Cry 2. A livello di gameplay è veramente una manna. Era quello che doveva essere Devil May Cry 2. C'ha comunque i suoi problemi, le sue legnosità, però è veramente tanta roba. A livello di storia non commento, perché è Nictus. Con tutti i pezzetti che hanno aggiunto con lei, Nictus in alcuni ambiti si è andato a espandere, in altri un po' a ritrae, ma rimane comunque un Nictus. Quale storia esattamente, Kyle? Però dopo la merda che è stata la campagna di Dante, la campagna di Lucia mi ha lasciato veramente un buon retrogusto a livello di gameplay. È stato veramente, ma avete visto fin dall'inizio, come vedete qua ci abbiamo tutte B, perché per carità il tempo faccio sempre una merda, però le combo c'erano, c'era tanta roba. Mi ha fatto tornare la scintilla di Devil May Cry, cioè ho sentito quell'odore di Devil May Cry 1 che ho adorato, cioè il poterti infilare, schivare, alzarli, sbatterli per terra, era veramente una figata. È stata